Ultimamente Bitcoin sta salendo veramente tanto e questo ovviamente ha fatto notizia, se ne è parlato molto. Di conseguenza molte nuove persone, molti neofiti si sono avvicinati per la prima volta al mondo di Bitcoin e delle criptovalute, magari interessati a fare un investimento in esse. Questo mi porta a voler risottolineare, riportare alla luce alcuni concetti fondamentali da sapere prima di fare qualsiasi acquisto e qualsiasi operazione, perché altrimenti perdere soldi o fare errori gravi è veramente facile in un mondo complicato come quello di Bitcoin. Questo video non serve solo ai neofiti, ma serve volendo anche a chi è già un po' più navigato in questo mondo, perché un refresh delle cose più importanti spesso può essere utile. Pertanto, buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vediamo 6 cose fondamentali da sapere prima di fare qualsiasi operazione di acquisto, di vendita, di utilizzo di una qualsiasi piattaforma inerente Bitcoin e le criptovalute. Iniziamo dalla prima cosa che sicuramente chi è entrato in questi giorni avrà già imparato, magari a sue spese, magari vivendola sulla sua pelle, ovvero il fatto che Bitcoin è un asset estremamente volatile. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suo prezzo può variare di diversi punti percentuale, a volte anche di decine di punti percentuale. Per chi è dentro a Bitcoin da più tempo sicuramente sa di cosa sto parlando. In un solo giorno, in poco tempo. Questo cosa significa? Significa che bisogna stare estremamente cauti quando si approccia Bitcoin. Nonostante all'inizio possa sembrare l'opportunità di una vita, è un asset che va saputo gestire. Fare investimenti troppo grossi verso Bitcoin può esporre il proprio portafoglio complessivo di investimenti a una volatilità pazzesca. E io credo che sia poco auspicabile per una persona che punta comunque a fare un investimento importante di lungo termine avere una componente di volatilità del genere, svegliarsi un giorno e vedere più 10% e il giorno dopo meno 20. Di fatto Bitcoin è un asset ad alto rischio e alto rendimento potenziale e va visto come tale. Pertanto io personalmente la strategia che adotto nei confronti di Bitcoin e delle cripto in generale è non espormi troppo in percentuale sul mio portafoglio. Un'esposizione anche moderata può garantire sicuramente nel lungo tempo guadagni molto importanti, contenendo nel contempo la perdita appunto a quella percentuale nel peggiore dei casi. Questo ovviamente vale ancora di più per le altcoin, ovvero le altre cripto che non sono Bitcoin. Prendete quanto ho appena detto ed elevatelo al quadrato. La volatilità aumenta, il rischio e il rendimento aumentano ancora di più. Pertanto mi sento di dire fate molta attenzione, andate con i piedi di piombo quando vi esponete soprattutto in altcoin. Consideratele come ciò che sono, un investimento a rischio esageratamente alto, a rendimento potenzialmente alto e soprattutto difficilmente prevedibile. I movimenti dalla grande volatilità di cui vi ho appena parlato, tra l'altro, spesso sono completamente ingiustificati, quindi non andate sempre a cercare la giustificazione, la notizia per un movimento di prezzo che c'è stato, perché come sapete il prezzo di Bitcoin è dato da domanda e offerta e lo stesso vale per le altcoin. C'è un'enorme componente speculativa e questo solitamente porta a variazioni imprevedibili del prezzo dovute a un repentino grosso acquisto o grossa vendita, per fare un esempio. E quindi insomma non vogliate sempre giustificare quello che accade, perché la giustificazione banalmente sta nel mercato stesso. Punto numero 2, importantissimo: scegliere con estrema cura l'exchange o gli exchange sui quali andare a operare, a fare gli acquisti e le vendite. Limitarsi soltanto a quegli exchange più conosciuti, di cui si ha certezza della loro bontà operativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi guardate in giro, basta aprire CoinMarketCap e scegliere una cripto a caso e guardare su quali exchange è listata, ne trovate tantissimi, ne nascono ogni giorno. Bene, sappiate che la stragrande maggioranza di questi exchange è molto rischiosa. È capitato spesso che alcuni interrompessero il servizio, impedissero i prelievi, applicassero regole poco trasparenti. Pertanto
Ripeto, il mio consiglio è di limitarsi a quelli molto molto conosciuti. Ci sono quelli come Binance, Coinbase, Kraken, l'italiano The Rock Trading, Bitflyer. Insomma, se cercate sul mio canale, li ho recensiti praticamente tutti, quelli più istituzionali, chiamiamoli in questo modo. Bisogna scegliere una piattaforma regolamentata, trasparente, che sappiamo avere anni di esperienza alle spalle e che abbia grande liquidità. Quindi non facciamoci tentare magari di iscriverci a un exchange semi sconosciuto per comprare una altcoin che c'è solo lì, ma piuttosto rinunciamo all'altcoin ed evitiamo di depositare fondi su un exchange di dubbia provenienza. Ok? Mi raccomando, è importantissimo perché il rischio di perdere soldi utilizzando una piattaforma poco conosciuta, poco trasparente e che salta fuori un po' dal nulla è altissimo. Punto numero 3. Meglio evitare il trading se non lo si sa fare. Quindi non farti prendere dalla frenesia di voler speculare, di voler comprare in basso per vendere in alto, perché fidati, è molto più difficile di quello che pensi. Ci sono tantissimi che si sono improvvisati trader partendo da voler fare gli holder. Cosa vuol dire? Io acquisto i miei Bitcoin dicendo voglio fare il mio investimento di lungo termine. Poi però magari c'è un movimento di rialzo e uno si fa tentare. Dice aspetta che vendo per riacquistare più in basso senza saper bene dove ovviamente. Poi puntualmente il prezzo riparte a rialzo, allora facendosi prendere dalla smania uno dice oh no, ho sbagliato, ricompro, ricompra a un prezzo più alto di quanto ha venduto e poi cosa succede? Bitcoin magari corregge. E si innesca una cascata di azioni portate dall'emotività che portano a fare un'unica cosa, perdere soldi. E il famigerato buy low, sell high, che dovrebbe essere il concetto del trader, si trasforma in un attimo in buy high, sell low, perché seguendo l'emotività succede questo. Detto in parole semplici, ragazzi, e a parte gli scherzi, non improvvisatevi trader. Se volete fare un investimento sul lungo periodo, è sicuramente una scelta intelligente, sempre considerando quanto detto al punto 1 sulla rischiosità e la volatilità di Bitcoin, ma pensate a quello, pensate al lungo periodo, una strategia di mediazione del prezzo di carico, una strategia di gestione del portafoglio sugli anni a venire e non fatevi tentare davvero dai pump, dai dump e da queste cose. Questo ovviamente si applica ancora di più sulle altcoin. Quindi, se vi viene voglia di comprare e vendere qualche shitcoin per realizzare dei profitti rapidi, sappiate che spesso non è facile come sembra. Quindi, meglio conservare i propri Bitcoin come investimento sul lungo periodo che bruciarli tentando la fortuna facendo qualche trade senza saper fare trading. Punto numero 4. Attenzione alle truffe. Bitcoin e le cripto sono un mondo, ahimè, pieno di truffatori. Truffatori di ogni genere. Io ho dedicato tantissimi video, tantissimi contenuti alle diverse tipologie di truffe esistenti. Ti nomino qui le principali. Abbiamo i classici schemi Ponzi, quindi quelle piattaforme che millantano assurdità come arbitraggi, cloud mining, cose senza senso, promettendoti delle rendite costanti troppo belle per essere vere, alla portata di tutti, magari con 10 livelli di affiliazione, con il classico promoter molestissimo che ti scrive in privato, evitali come la peste, perché sono schemi Ponzi, prima o poi spariscono con i tuoi soldi. Insieme a questi ci sono tantissime altre piattaforme truffaldine, adesso che c'è il boom della DeFi, stanno nascendo come funghi piattaforme di DeFi con rendimenti altissimi che ovviamente sono insostenibili, quindi evita anche quelle se vuoi evitare il rischio molto alto di perdere soldi. Poi abbiamo il cosiddetto phishing, ovvero l'invio di mail farlocche che ti vengono spacciate per mandate dalla Ledger, da Binance, dagli exchange, ma in realtà sono tentativi di furto di credenziali. Molta attenzione anche lì. Attenzione a chi ti contatta in privato. In generale, quando qualcuno nel mondo delle cripto ti scrive in privato su Telegram, su Facebook, dappertutto, 99,99% è un truffatore che
che cerca di propinarti qualche ponzi o di fregarti qualche cosa. Mi raccomando, le antenne, la guardia va tenuta sempre altissima, perché è un mondo ancora poco regolamentato sotto questo punto di vista e i truffatori sono tanti, purtroppo sono davvero troppi. Quinto e penultimo punto. Me lo sono scordato. Fate molta attenzione alle fasi di bull market, alle fasi rialziste. Starete pensando, questo è impazzito, cosa sta dicendo? Perché mai dovrei stare attento alle fasi rialziste che sale tutto? È proprio questo il punto, amici, che sale tutto. Pertanto è pressoché impossibile perdere soldi. Se una persona arriva in un momento storico come questo nel mercato delle cripto, si fa delle aspettative sbagliatissime. Cioè pensa, bene, io, bellissime le cripto, io arrivo, compro qualche shitcoin a caso, aspetto un paio di giorni, più 20%, più 30%. Bella la vita, sì, ok, ma sicuramente chi è qui da qualche anno, battete un colpo se ci siete nei commenti, sicuramente sa che non è così e potrebbe tranquillamente spiegarvelo e raccontarvelo. Alle fasi rialziste come quella che stiamo vivendo si alternano sempre fasi ribassiste e se uno, come dicevo prima, si fa delle aspettative errate, ovvero pensa che si sale e basta, poi si fa cogliere impreparato quando invece inizia lo storno, inizia la fase di ritracciamento, inizia il ribasso, non sa più cosa fare perché dice oh no, cosa succede, scoppia la bolla, vendiamo tutto, è finita, eccetera eccetera, e quindi perde completamente la lucidità e di conseguenza sbriciola del tutto i guadagni che ha realizzato precedentemente. Se uno è un investitore di lungo periodo non dovrebbe neanche farci caso a queste cose, perché dovrebbe appunto puntare a mediare nel tempo il prezzo medio d'acquisto con strategie ovviamente ben strutturate di cui abbiamo parlato in altre sedi, in altri video, e fregarsene alla grande dei pump, dei ritracciamenti, dei crolli, anzi ogni movimento è una potenziale opportunità per andare a strutturare al meglio appunto la propria strategia di lungo termine e andare ad abbassare il prezzo medio di acquisto di Bitcoin. Quindi se vi state chiedendo ma salirà sempre così il grafico, la risposta sappiate che è no, prima o poi inizierà un ritracciamento e quindi mi riallaccio anche ai punti precedentemente detti, non fatevi prendere dai movimenti rapidi che Bitcoin spesso fornisce di fatto, a meno che non siate trader, questo è chiaro, ma se uno è un neofita io do per scontato che non lo è, ma concentratevi su una visione di ampio respiro, in questo modo non vi spaventerete durante i ribassi, non vi farete prendere dalla FOMO, dalla smania e dalla paura di perdere il treno durante i rialzi ed eviterete delle perdite sicure. Ultima cosa, ma non meno importante. Se sei un neofita, se sei appena arrivato e ti trovi davanti un mondo che ti sembra enorme e hai paura di non fare in tempo a scoprire tutto e di perderti dei guadagni, fai un passo indietro, stai tranquillo, fai una cosa alla volta. Non ti buttare a pesce su piattaforme da pro, non star lì a voler correre dietro alla DeFi, alle varie cose di cui non capisci bene ancora il senso. Parti da Bitcoin, impara bene che cos'è Bitcoin, cerca di capire come allocarlo al tuo portafoglio investimenti, se lo vuoi fare, su con che strategia, insomma cerca di capire queste cose. Solo in seguito potrai avventurarti magari nello studio delle principali altcoin ed eventualmente delle piattaforme di rendita o di DeFi. Trovi tanto materiale, come sempre, sul mio canale, ho cercato di mettere insieme tutto il know-how necessario, ce n'è tanto, ci vuole tanto tempo, me ne rendo conto, ma ripeto, prenditi il tuo tempo. Non affrettare troppo, perché altrimenti la fretta, si sa, è un detto che sembrano parole vuote, ma è cattiva consigliera, soprattutto quando si tratta di investimenti. Se si corre senza capire quello che si sta facendo, si mettono soldi in piattaforme che appunto non conosciamo, poi ci troviamo davanti prima o dopo a qualche imprevisto, magari paghiamo delle fee su Ethereum troppo alte, magari insomma non riusciamo più a recuperare i fondi messi da qualche parte. Ripeto, un passo alla volta, cercate di capire bene le cose prima di
depositare fondi ed impiegare il vostro capitale. È una cosa molto semplice, ma forse è la più importante di tutte. Amici, questi erano 6 punti molto semplici dedicati ai neofiti soprattutto, ma magari non solo, dei piccoli refresh. Se i più esperti se la sentono di condividere qualcos'altro che magari ho omesso o non ho citato, sentitevi liberi di farlo nei commenti, così i nostri amici neofiti ne gioveranno e prenderanno spunto anche dei vostri consigli. Vi faccio un caro saluto, alla prossima e godiamoci questo Bitcoin.